Il 29 novembre 1947 si apre a New York la 128esima Assemblea Generale dell'ONU. All'ordine del giorno c'è la divisione della Palestina in due stati, uno ebraico e l'altro arabo. La risoluzione deve essere votata dai due terzi delle 56 nazioni rappresentate. La maggior parte dei delegati dell'agenzia ebraica è rientrata in Palestina perché nessuno crede più che il voto sarà favorevole. Soltanto Abba Eban, alla testa della Commissione delle Nazioni Unite per la Palestina, ha deciso di rimanere. Abbiamo preso una carta del mondo, l'abbiamo divisa in settori e abbiamo consultato a tappeto le delegazioni presenti, ma nonostante i nostri sforzi mancavano 3 o 4 voti. Avevamo poche ore per ribaltare la situazione. Partivano telegrammi per tutti gli angoli del mondo. Personalità influenti venivano tirate fuori dal letto nel pieno della notte, incaricate di missioni che sembravano impossibili. Ognuno adoperava la propria influenza, racconta Abba Eban. Sapevamo che la Francia voleva astenersi. Ho convinto Chaim Weizmann, che dirigeva la nostra delegazione, a entrare in contatto con Léon Blum, che era stato presidente del Fronte Popolare e capo del governo francese dal 1937 al 1938. Si conoscevano da qualche tempo. Gli inviò un telegramma che terminava con queste parole: può la Francia astenersi e quindi non essere presente in un momento che rimarrà per sempre nella memoria dell'umanità? We will proceed the whole call. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Nel 1896 un giovane giornalista austro-ungarico, Theodor Herzl, sgomento per la crescita dell'antisemitismo in Europa e profondamente impressionato dall'affare Dreyfus, pubblica Lo Stato degli Ebrei. Vi si legge: se lo vorrete, non sarà solo un sogno. Che ci venga data piena sovranità su un territorio sufficientemente grande della superficie del globo, così da soddisfare i bisogni legittimi del nostro popolo, e noi ci occuperemo del resto. Herzl sperava che, a partire dal momento in cui gli ebrei avessero avuto un loro Stato, sarebbero stati un popolo come gli altri e sarebbero stati trattati come gli altri popoli e che l'antisemitismo a poco sarebbe diminuito. Ma scrive anche che l'antisemitismo è talmente radicato ed esiste da così tanto tempo che questa speranza ha poche possibilità di realizzarsi. Ma non vede alternative all'esilio e all'antisemitismo se non quella di fondare uno Stato e andarci a vivere. Un anno dopo, a Basilea, si apre il primo congresso del movimento sionista, il cui obiettivo è creare una patria per il popolo ebraico. Un partecipante racconta l'immagine su cui si chiude la riunione. Theodor Herzl era il messia laico con la barba nera che ci avrebbe portati alla terra promessa. L'eccitazione contagiava tutto il pubblico fino alle balconate. Da una parte all'altra della sala si sentiva gridare «L'anno prossimo a Gerusalemme!». Un anno dopo Herzl va per la prima e unica volta in Egitto, poi in Palestina. Scrive nel suo diario: «Gerusalemme è magnifica. La città di Davide illuminata dalla luna è impressionante». È un paese meraviglioso quello che lui descrive. Herzl descrive un paese immaginario, un paese molto liberale, molto europeo, molto sofisticato, che intrattiene eccellenti rapporti con le diverse comunità e le diverse componenti della società. Quando Herzl presenta il suo progetto sionista, siamo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, tutti i rabbini, conservatori, riformisti, ortodossi si oppongono al sionismo. Tutti.
Lo consideravano un peccato. Sostenevano che la diaspora è una punizione divina e che soltanto Dio può permettere il ritorno del popolo ebraico in Terra Santa con l'arrivo del Messia. Herzl dice: dobbiamo separare la religione dallo Stato. Non dobbiamo lasciarci governare dai rabbini, che restino nelle sinagoghe. Il sionismo rappresentava la volontà di liberarsi degli ostacoli della religione e di creare un uomo nuovo e una società nuova nel paese di Israele. È in occasione del 7° congresso sionista internazionale tenutosi nel 1905 che la Palestina viene definitivamente scelta per fondarvi una patria per gli ebrei, dopo che erano state prese in considerazione l'Uganda e l'Argentina. È il primo congresso organizzato dopo la scomparsa di Herzl, morto un anno prima. Uno dei suoi membri, Isaac Epstein, prende la parola dalla tribuna. Abbiamo dimenticato un piccolo dettaglio. Sulla nostra amata terra c'è già un'intera popolazione che vive lì da centinaia di anni e che non ha mai pensato di andarsene. Stiamo per commettere un grave errore psicologico. Il presidente dell'Unione delle Sinagoghe della Gran Bretagna aveva scritto a Herzl: «Tremo all'idea della fondazione di un piccolo, piccolo stato ebraico che potrebbe diventare un ghetto». All'inizio del secolo la popolazione contava qualche decina di migliaia di ebrei e circa 500.000 arabi. Gli ebrei non erano agricoltori, erano per la maggior parte degli ultra-ortodossi che vivevano grazie a donazioni provenienti dall'estero, o erano commercianti, avevano piccole botteghe, nient'altro. C'era una piccola comunità religiosa, molto praticante, essenzialmente a Gerusalemme e in altri posti come Hebron e Safed. Allora le relazioni tra ebrei e arabi erano buone. A Gerusalemme, per esempio, le vendite delle terre o delle case tra le due comunità erano frequenti e non ponevano alcun problema. I miei genitori, quando vivevano a Jaffa, avevano molti amici tra la popolazione ebraica di Palestina sotto mandato. All'epoca era normale, non era strano. Credo che non vi sia nessuna ragione di negarlo. È evidente che gli ebrei avevano abitato questa terra e che qui preesisteva una cultura ebraica e che qui avevano delle radici. I pogromi in Russia accelerano l'immigrazione massiccia degli ebrei, soprattutto negli Stati Uniti. Un gruppo di giovani studenti sionisti venuto dall'Ucraina decide di stabilirsi in Palestina. Un primo gruppo arriva, compra un pezzo di terra a Rishon LeZion e vi si installa. Uno degli aspetti più curiosi è che gli ebrei fin dall'inizio affermano: è la nostra terra. E gli arabi lo sentono. Di fatto, nel momento in cui il primo ebreo arriva qui, si pongono le premesse del conflitto tra arabi ed ebrei. Da questo punto di vista, il seme del conflitto è presente fin dall'inizio. Alcuni giovani idealisti sono venuti qui per lavorare la terra. Si sono detti: creeremo una colonia esemplare in Israele. Ci sono testi di inizio Novecento che dicono: tutta questa storia è un gigantesco progetto per mandarci via da casa nostra. Le dure condizioni di lavoro in questo paese, i luoghi lontani da tutto, li ha portati a trovare un modus vivendi in cui tutto veniva condiviso. Ed è così che è nata l'idea del kibbutz. Il primo kibbutz, villaggio collettivista, viene creato in Palestina nel 1909. I fondatori sono giovani idealisti venuti dall'Europa, desiderosi di partecipare alla creazione del nuovo Stato e di trovare un nuovo modo di vita. Mio nonno lavorava nel fango per bonificare le paludi. Mia nonna rompeva le pietre col martello. Hanno vissuto 5 anni sotto una tenda. Per il mondo occidentale, gli abitanti della Palestina non esistono e le terre di quel paese sono abbandonate. Era un luogo desolato, fatto di deserti e di paludi. U
Conoscete il famoso proverbio: la sposa era bella, ma era già sposata. Loro però non riuscivano ad ammettere questa verità. Così hanno inventato le famose parole d'ordine che giustificano e legittimano l'insediamento degli ebrei sulle terre della popolazione locale. Ripetevano al mondo intero: una terra disabitata per un popolo senza terra. Era la peggiore delle menzogne. Raccontavano di aver trasformato questa terra in un paradiso. Ah, sapete, era completamente desertica. Per fortuna ci siamo arrivati noi. E così via. La storia della terra desertica risale al XIX secolo, all'epoca in cui le potenze europee iniziano a descrivere la Terra Santa come una terra devastata, che bisogna ad ogni costo riportare alla vita. I musulmani non erano diffidenti prima della creazione del movimento sionista. Non sospettavano che un giorno questa relazione tra arabi ed ebrei potesse trasformarsi in qualcosa che il popolo palestinese avrebbe pagato a così caro prezzo. La colonizzazione ebraica è in parte responsabile del deterioramento delle relazioni tra arabi ed ebrei, dato che fin dall'inizio era stato deciso che non si sarebbe utilizzata la manodopera locale araba. Sotto l'impulso del movimento sionista, gli ebrei acquistano sempre più terre in Palestina. Tra il 1908 e il 1913 vengono create 11 nuove colonie ebraiche. È in questo periodo che appaiono i primi segni di opposizione al movimento sionista. Gli arabi protestano contro la vendita delle terre agli ebrei. Tutti i notabili arabi palestinesi hanno venduto le terre agli ebrei. Ci sono gli atti di vendita. I nostri rapporti sono cambiati, la gente ha capito che c'era un problema. Come può un arabo vivere in pace con qualcuno che arriva, compra una terra, ma vuole creare un paese ebraico? Non un paese ebraico e arabo, ma uno stato ebraico. La tensione è aumentata progressivamente con le successive ondate migratorie, quando gli arabi hanno capito che stavano perdendo il controllo del paese. La Prima Guerra Mondiale stravolgerà la geografia del Medio Oriente. Nel campo degli sconfitti, l'impero ottomano viene smantellato dai trattati di pace. A eccezione della Turchia, il Medio Oriente è ormai amministrato dalle potenze occidentali. Gli accordi segreti firmati tra la Francia e il Regno Unito attribuiscono la Palestina ai britannici. I britannici hanno fatto di tutto affinché gli ebrei potessero creare uno Stato in Palestina, senza parlare della dichiarazione Balfour, che prometteva anch'essa la terra agli ebrei. Al fine di garantire una presenza occidentale nella regione, Arthur James Balfour, ministro degli affari esteri del Regno Unito, nel novembre del 1917, in una lettera aperta a Lord Lionel Walter Rothschild, uno dei leader del movimento sionista, scrive: «Il governo di Sua Maestà considera favorevolmente la fondazione di uno Stato nazionale per il popolo ebraico in Palestina e impiegherà ogni sforzo per facilitare la realizzazione di questo obiettivo, restando inteso che non si dovrà fare nulla che possa nuocere ai diritti delle collettività non ebree già esistenti in Palestina». La dichiarazione Balfour del 1917 è la dichiarazione di un colonialista che offre ad altri un regalo che non gli appartiene. Nel 1917, nel momento in cui il governo britannico adotta il progetto sionista per fondare in Palestina uno Stato per gli ebrei, i palestinesi rappresentano il 98% della popolazione. Le cifre più affidabili risalgono al 1919. Quando gli inglesi prendono possesso di quelle terre e per la prima volta fanno un serio censimento della popolazione. Nel 1919 ci sono 700.000 arabi e 70.000 ebrei. I britannici avevano fin dall'inizio una chiara consapevolezza del fatto che per poter governare a lungo dovevano dividere. Il primo atto di divisione è un atto di una perversione assoluta. Nel primo censimento, i britannici creano delle categorie che non esistevano. Creano la categoria ebrei,
creano la categoria arabi. E così è rimasto per sempre, vale a dire, facciamoli combattere gli uni contro gli altri e noi saremmo perennemente arbitri del gioco. E noi saremo eternamente gli arbitri del gioco. Con l'ascesa del nazionalismo arabo si producono a Gerusalemme, a Jaffa e a Tel Aviv tra marzo e aprile del 1921 le prime sommosse anti-ebraiche. Fanno più di 50 morti. Winston Churchill, ministro delle colonie, indagherà sugli avvenimenti. All'inizio del 1922 pubblica un libro bianco per chiarire la posizione britannica sulla Palestina. Nel luglio del 1922 la Società delle Nazioni attribuisce alla Gran Bretagna un mandato per preparare la creazione di uno Stato nazionale ebraico. Tra il 1924 e il 1928 più di 60.000 ebrei arrivano in Palestina. Il 20 agosto del 1929 scoppiano delle sommosse a causa di un disaccordo tra musulmani e ebrei sull'accesso al Muro del Pianto a Gerusalemme. Due giorni più tardi circolano voci su un attacco imminente degli ebrei alla moschea Al-Aqsa. Nelle strade della città vecchia di Gerusalemme iniziano gli attacchi degli arabi contro gli ebrei, coinvolgeranno poi tutta la Palestina. 67 ebrei, tra cui donne e bambini, vengono uccisi a Hebron. Altri massacri avvengono a Safed, dove vengono uccisi 18 ebrei. In una settimana di sommosse, 133 ebrei vengono uccisi dagli arabi. Un rapporto dei britannici precisa: questi disordini sono manifestazioni circoscritte di animosità e ostilità degli arabi verso gli ebrei, derivanti dalla mancata realizzazione delle aspirazioni politiche e nazionali. Il partito nazista sale al potere nel 1933 ed è l'inizio della persecuzione degli ebrei in Germania e poi in Austria. Dal 1933 Adolf Hitler e il suo ministro della propaganda, Josef Goebbels, organizzano il boicottaggio delle attività appartenenti agli ebrei. L'agenzia ebraica firma un accordo con il Ministero dell'Economia del Terzo Reich che consente agli ebrei tedeschi di emigrare in Palestina a condizione che prima della partenza abbandonino la maggior parte dei loro beni. Tra il 1933 e il 1939 l'arrivo in Palestina di decine di migliaia di esuli darà nuovo impulso all'economia. È un'immigrazione di intellettuali, di studiosi, di architetti, di artisti. Nascono numerose imprese. La popolazione di Tel Aviv, fondata nel 1909, è triplicata e conta ormai 150.000 abitanti. Ci si affolla sul lungomare, nei luoghi alla moda. Ieri, all'angolo delle vie Allenby e Bialik, c'è stata l'apertura di un nuovo caffè elegante degno delle principali capitali europee, scrive il giornale Haaretz. Nel 1935 David Ben-Gurion viene eletto presidente dell'agenzia ebraica. È arrivato in Palestina nel 1906, all'età di 20 anni, da una cittadina nei pressi di Varsavia, per partecipare alla creazione del nuovo Stato. Voleva una patria per gli ebrei. La voleva subito. I suoi amici capirono che ci sarebbe voluto del tempo. Lo stesso anno viene nominato alla testa dell'Haganah, gruppo armato di difesa degli ebrei in Palestina, messo al bando dai britannici. Nell'aprile del 1936 gli arabi lanciano un appello allo sciopero generale in tutto il paese e chiedono la fine dell'immigrazione e la proibizione della vendita delle terre agli ebrei. L'opposizione arabo-palestinese culmina con la grande rivolta del 1936. Una protesta sia contro il sionismo che contro la presenza britannica in Palestina. Il bilancio delle vittime è molto elevato. Parecchie centinaia di arabi vengono uccisi dagli inglesi e più di 300 ebrei vi troveranno la morte. In ottobre viene costituito l'Alto Comitato Arabo sotto la direzione di Amin al-Husseini, Gran Mufti di Gerusalemme. Il Gran Mufti era il leader del popolo palestinese. Era un uomo orribile, nazionalista e filonazista. Non soltanto perché i nazisti erano nemici degli inglesi e degli ebrei, ma anche per una sua personale simpatia per l'ideologia nazista. È pura follia la decisione del Mufti di Gerusalemme che va a gettarsi nelle braccia di Hitler. Il Mufti si è recato a Berlino e ha cercato di creare delle sezioni delle SS, delle SS musulmane. Voleva formare un'unità congiunta con l'esercito tedesco per venire in Palestina a combattere e uccidere gli ebrei. Hitler
Il Mufti non aveva autorità in Germania. Hitler se ne infischiava del Mufti, ma si era legato ad Eichmann. Eichmann, all'inizio del 1936, dirigeva il dipartimento ebraico della Gestapo presso le SS ed è stato inviato qui per capire come vive il nemico. In altre parole, per imparare la lingua ebraica e conoscere i costumi degli ebrei, per poi tornare in Germania sapendo che si trovava di fronte, al fine di occuparsene, come diceva. La loro ossessione era quella di riuscire a capire cosa fosse veramente un ebreo. Vi sono stati diversi incontri tra Eichmann e il Mufti. Eichmann l'ha raccontato e il Mufti l'ha scritto nelle sue memorie. Avevano uno scopo comune, sbarazzarsi degli ebrei. Abbiamo pagato a lungo il prezzo di questa deviazione folle del Mufti di Gerusalemme. Lo storico Agai Horowitz scriverà: il primo segno di un cambiamento negli obiettivi del movimento nazionale arabo si manifestò nel momento in cui il Gran Mufti si schierò accanto a Hitler. Il pericolo che minacciava la nostra esistenza si rivelò per la prima volta agli occhi di tutti. Non era più immaginario. Fu un colpo molto duro che cambiò la natura del conflitto e la nostra strategia di lotta. Quando i nazisti hanno già promulgato le leggi di Norimberga e in Europa la vita di milioni di ebrei è minacciata, gli inglesi tagliano la strada dell'emigrazione verso la Palestina. Per chi vuole fuggire dal Reich, le alternative sono poche, perché anche le altre nazioni chiudono la porta agli ebrei. È il caso conosciuto degli Stati Uniti, dove i contingenti di immigrazione fissati dal Congresso limitano drasticamente l'arrivo di rifugiati provenienti dalla Germania e dall'Austria. Nel luglio del 1938 la conferenza di Evian, convocata per discutere dell'accoglienza degli ebrei tedeschi perseguitati, si chiude senza una soluzione. Nessuno dei 32 paesi rappresentati accetterà di aprire le frontiere agli ebrei. Di fronte alle minacce di una guerra con la Germania, gli inglesi, che vogliono evitare che gli arabi si alleino con le forze dell'asse, nel febbraio del 1939 organizzano la conferenza di St. James. Per la prima volta vi sono convocati ebrei e arabi. Ma le delegazioni arabe rifiutano di sedersi con i rappresentanti dell'agenzia ebraica. Agli occhi degli inglesi la Palestina appare sempre più come una polveriera. Le forze britanniche decidono allora di pubblicare un nuovo libro bianco in cui gli arrivi di immigrati risultano considerevolmente ridotti e in cui si afferma che non è intenzione dell'Inghilterra istituire uno Stato ebraico in Palestina. Adolf Hitler ha appena invaso la Polonia. È l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. La Palestina vive sotto la minaccia di un'invasione delle forze tedesche di Rommel presenti sul continente africano. Ben Gurion dichiara: appoggeremo gli inglesi in guerra come se il libro bianco contro di noi non ci fosse e lotteremo contro il libro bianco come se non ci fosse la guerra. In seguito all'accordo tra lo Stato Maggiore della Ghana e quello dell'esercito inglese, viene decisa la creazione di una forza composta da ebrei arruolati nell'esercito inglese, che avrà per missione quella di combattere le forze naziste. Da bambino mio padre parlava quattro lingue e aveva una coscienza politica molto sviluppata. Quando sua madre è morta nel 1939, poco dopo l'invasione nazista, ha convinto suo padre che per gli ebrei l'unico luogo possibile era Israele. Hanno viaggiato per quattro mesi a bordo di un battello carico di passeggeri clandestini. Un battello che nessun paese voleva lasciare avvicinare alle sue coste. Negli inglesi di Churchill, nell'America di Roosevelt, nessun paese al mondo. Un piccolo bambino ebreo di 12 anni che non aveva che il mare per orizzonte. Finalmente sono giunti qui, ma gli inglesi li hanno arrestati. Continuava ad arrivare gente, diverse migliaia di persone, e raccontavano quello che succedeva in Europa. Pensavamo che i ghetti fossero il peggiore dei mali, ma poi abbiamo iniziato a ricevere notizie allarmanti dalla Polonia. Notizie molto dure, drammatiche, di massacri collettivi in diversi luoghi. Non ci hanno creduto. La gente all'inizio non poteva concepirlo. Pensavano che si trattasse di pogrom, di episodi di antisemitismo. Sembrava talmente orribile da non poter essere vero. Ma a poco il quadro degli avvenimenti e dei metodi spaventosi che venivano usati in Europa
si fece sempre più drammatico. Gente seppellita viva, genitori obbligati a seppellire i propri figli e naturalmente le fucilazioni davanti alle fosse. Nel 1942 è arrivato qui un telegramma che diceva che Himmler aveva deciso di uccidere entro la fine dell'anno fra 3,5 e 4 milioni di ebrei con un gas che si chiama acido cianidrico in luoghi costruiti appositamente. Quel telegramma parve tanto inverosimile che fu messo in fondo a un cassetto. Arriva un primo gruppo e gira per il paese dicendo: «Compagni, è tutto vero, è terribile, e lo fanno metodicamente». Come si fa ad ascoltare una cosa simile quando tutta la tua famiglia vive in Europa? Perché questo significava che non avevi più né una famiglia, né una comunità. La Seconda Guerra Mondiale finisce, ma la vittoria degli alleati sulla Germania nazista non piegherà la politica degli inglesi. Londra continua a rifiutare l'immigrazione degli ebrei in Palestina proprio nel momento in cui 100.000 ebrei europei sopravvissuti non hanno un luogo dove andare. Un terzo della popolazione ebraica mondiale è stato sterminato nelle camere a gas e nei campi nazisti. Era la prova che i sionisti avevano ragione. Un popolo che non ha un paese è un popolo che può essere condotto come pecore al macello. Ma anche perché i sopravvissuti della Shoah non avevano dove andare. C'erano moltissimi ebrei che cercavano un luogo dove andare a vivere. Le porte degli Stati Uniti erano chiuse. L'America aveva sbarrato i cancelli. Dunque, anche se non ci fosse stata la Shoah, gli ebrei sarebbero venuti qui e sempre più numerosi. La Ghana mi ha mandato in Europa dopo la Shoah. E lì ho incontrato i sopravvissuti, quello che rimaneva degli ebrei d'Europa. Per me è stato uno shock grandissimo quando sono arrivato sul posto. Una volta ho accompagnato un gruppo di giovani sopravvissuti che volevano immigrare clandestinamente passando per l'Italia e la Francia. Nevicava e faceva molto freddo. Ho vissuto con loro per una settimana intera. Ogni notte uno di loro si metteva a urlare, avevano tutti degli incubi. È stato un tale shock, uno shock terribile. Mi ha segnato per la vita. Dopo la guerra, molti sopravvissuti erano smarriti, scombussolati. La maggior parte di loro, per via di quella sofferenza, avevano l'impressione di essere rimasti soli al mondo. Le persone erano talmente traumatizzate che non riuscivano più a parlare o a raccontare quello che era successo. Molti di loro avevano perso tutta la famiglia. Quando incontravamo una famiglia che aveva i nonni, ci domandavamo: com'è possibile? Sembrava una delle storie che leggevamo nei libri. Non poteva essere vero. Sono nato nel settembre del 1946 in un campo per rifugiati ebrei in Austria, vicino a Linz. I primi due anni della mia vita li ho passati rinchiuso in quei campi. Sono cresciuto lì. Gli ebrei sopravvissuti si ritrovano a partire dal 1945 nei campi profughi in Germania e in Austria. Rinchiusi dietro il filo spinato, trattati senza riguardo dai soldati alleati, non vogliono fare ritorno nei paesi dove le loro famiglie sono state sterminate. Un alto funzionario americano fa rapporto al presidente Truman. La situazione attuale è questa. Stiamo trattando gli ebrei come li trattavano i nazisti, salvo il fatto che noi non li sterminiamo. La guerra era finita, ma la Shoah non lo era, perché quando degli ebrei hanno cominciato a tornare in Polonia, in Lituania, in Slovacchia, in Ungheria, in Romania, per riprendersi le loro case, queste erano ormai occupate e loro venivano uccisi,
Soltanto in Polonia, tra il 45 e il 46, sono stati massacrati 2000 ebrei. Si ricorda sempre il pogrom di Kielce, ma era soltanto un pogrom tra tanti. Abbiamo lasciato la Polonia durante l'estate del 1946, dopo il pogrom di Kielce. Saremmo dovuti partire per gli Stati Uniti, ma mia madre aveva detto che dopo la Shoah dovevamo andare nel luogo dove vivevano gli ebrei. Siamo arrivati a bordo di un battello greco, senza l'autorizzazione degli inglesi. Ci avevano dato dei documenti falsi e il giorno stesso del nostro arrivo c'era il coprifuoco. E mia madre mi ha detto: Dio mio, dove siamo arrivati? L'operazione Igloo permetterà ai britannici di deportare a Cipro gli ebrei che tentano di raggiungere la Palestina. Deportazioni che nelle loro note chiamano per pudore trasbordi o trasferimenti, per non evocare le deportazioni. Non appena le imbarcazioni piene zeppe di immigrati clandestini attraccano nel porto di Haifa, le forze britanniche che le aspettano fanno scendere le persone e le trasferiscono a Cipro con dei battelli gabbia. Più di 50.000 ebrei transiteranno in questi campi recintati col filo spinato e controllati da militari armati. La maggioranza di loro sono sopravvissuti della Shoah. La filosofa Hannah Arendt scrive: «I campi di internamento a Cipro sono possibili soltanto perché il mondo intero li considera umani rispetto ad Auschwitz». La Gran Bretagna, quando blocca l'immigrazione ebraica, non lo fa perché c'è stato un cambiamento politico radicale, ma perché teme di poter essere cacciata dalla Palestina. Nel giugno del 1946 gli inglesi danno inizio all'operazione Agatha. Durante una perquisizione trovano dei documenti dai quali risulta evidente che l'agenzia ebraica approva le operazioni di sabotaggio. Decidono di colpire duramente. Arrestano 2.700 persone. È un colpo molto duro per i sionisti. Un mese più tardi, uomini del Lehi, un gruppo paramilitare ebraico, fanno esplodere l'Hotel King David, il quartier generale britannico, provocando la morte di 91 persone. Paradossalmente, questo attentato, condannato nel mondo intero, farà precipitare gli avvenimenti e giocherà a favore della causa sionista. I britannici capiscono che presto non potranno più far fronte alle formazioni ebraiche sempre meglio organizzate. Alla fine, il Regno Unito opta per la ritirata. A poco a poco l'ostilità aumenta fino al 1947, quando la situazione degenera completamente. Su richiesta dei britannici, l'ONU nomina nell'aprile del 1947 una commissione d'inchiesta internazionale. Il rapporto finale della commissione raccomanda la creazione di uno Stato ebraico e di uno Stato arabo. Sorpresa da questa decisione, la Gran Bretagna rifiuta l'opzione della divisione e dichiara che abbandonerà il mandato entro sei mesi. Non c'è alcun dubbio che la Shoah avesse influenzato gran parte dei membri delle Nazioni Unite e che la Commissione ONU, che aveva visto i campi profughi per gli ebrei in Europa, avesse concluso che, dopo quanto era successo, bisognava dare una patria agli ebrei. Ciò che i leader palestinesi non hanno visto nel 1948 è che c'era stato l'Olocausto e che il mondo intero era convinto della necessità di una riparazione per le vittime e che la riparazione fondamentale doveva essere la creazione di uno Stato ebraico, che questa era la sola risposta adeguata alla barbarie nazista. Mentre si svolgono i lavori della commissione, il Mossad cercherà di forzare gli inglesi a aprire agli ebrei le porte della Palestina. Per questa operazione affitta un vecchio battello chiamato Exodus 1947. Carico di 4.500 immigranti ebrei provenienti dall'Europa centrale, arriva in luglio al largo di Haifa. La maggior parte dei passeggeri sono sopravvissuti ai campi della morte nazisti. Piuttosto che rimanere a marcire nei campi profughi, hanno preferito affidarsi al traffico clandestino verso la Palestina. Ma proprio quando immaginano di poter finalmente calpestare il suolo della terra promessa, la Royal Navy blocca l'imbarcazione. Nel parapiglia tre passeggeri rimangono uccisi e un centinaio feriti.
Ci sono stati scontri terribili durante tutto il viaggio. E ad Haifa ci hanno espulsi e rispediti in Francia, poi a Amburgo. Questo avvenimento sconvolge l'opinione mondiale. I britannici ora devono vedersela con un'opinione internazionale piuttosto favorevole a una regolamentazione il più possibile pacifica del problema ebraico. Alle Nazioni Unite le delegazioni stanno per votare sul futuro della Palestina. David Ben-Gurion ascolta alla radio i primi risultati del voto. Accanto a lui c'è Eleonora Roosevelt, la vedova dell'ex presidente. È lei che ha pesato sulla decisione di coinvolgere gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e ha avuto un ruolo determinante nella creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Francia, dal canto suo, non prende posizione, ma Leon Blum, molto scosso dal telegramma di Chaim Weizmann, ha promesso di usare tutta la sua influenza. Il presidente Truman esercita pressioni sugli stati recalcitranti affinché votino a favore della spartizione. In cambio, le Filippine e Haiti riceveranno dei prestiti. La parte avversa alla spartizione aveva la maggioranza, ma gli americani hanno usato il pretesto della festa del ringraziamento per posticipare il voto. Dopodiché sono tornati con il sostegno di due piccoli paesi, che non si sa nemmeno dove siano sulla carta, che si erano lavorati durante la festa. E la maggioranza è cambiata in quel momento. Il ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica, Andrei Gromyko, sorprende il mondo occidentale con un inatteso discorso a sostegno del sionismo. Durante l'ultima guerra il popolo ebraico ha subito sofferenze straordinarie. Questo spiega l'aspirazione degli ebrei a fondare un proprio Stato e sarebbe ingiusto rifiutare loro questo diritto. Gromyko tiene un discorso nel quale si presenta come sionista, ma per anni avevano perseguitato i sionisti e li avevano rinchiusi nei gulag. Il discorso di Gromyko non aveva niente a che vedere con ciò che era successo. La diplomazia sovietica non è mai stata famosa per il suo sentimentalismo. È tutta una questione di interessi. L'Unione Sovietica voleva che gli inglesi se ne andassero dal Medio Oriente. Sapeva che sarebbero stati cacciati e voleva arrivare prima degli Stati Uniti. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. France, yes. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. La maggioranza che abbiamo ottenuto al momento della decisione della spartizione, nel novembre del 1947, non avremmo mai più potuto ottenerla. E anche allora non fu facile. Si dice che la decisione delle Nazioni Unite fosse dovuta alla cattiva coscienza degli occidentali rispetto alla Shoah. Scusate, ma dov'era la loro coscienza prima? È uno dei grandi paradossi di questo paese. È stato costruito sulla più grande tragedia della storia del popolo ebraico. La risoluzione delle Nazioni Unite propone la divisione della Palestina in due stati, con Gerusalemme sotto il controllo internazionale. Ma la maggioranza degli arabi di Palestina e la totalità degli stati arabi vicini rifiutano questo piano e ogni ipotesi di spartizione della Palestina. Dicono: i palestinesi hanno fatto un errore non accettando il piano di divisione. Basta questo per capire quanto fossero fanatici alla radice. Il rifiuto arabo della spartizione della Palestina votato alle Nazioni Unite è stato un errore da parte degli arabi. Oggi possiamo dire che è stato un errore. Sono stati fatti parecchi errori, e non soltanto per quanto riguarda ciò che è successo nel 1947. Ma dal loro punto di vista non è stato un errore. Non erano assolutamente pronti alla presenza di un paese ebraico. Tutti i tentativi di Israele in vista della creazione di due stati sono sempre falliti per colpa dei palestinesi. Non capivano perché avrebbero dovuto cedere metà del loro paese d'origine. Era incomprensibile per loro. Se in quel momento gli arabi avessero accettato, le cose avrebbero preso davvero un'altra direzione? La situazione oggi sarebbe migliore oppure no? Gli israeliani o gli ebrei avrebbero poi accettato quegli accordi?
Il giorno della dichiarazione delle Nazioni Unite ero ancora piccola e dormivo già. Mia madre venne a svegliarmi affinché mi potessi ricordare del giorno della creazione dello Stato di Israele. Mi disse: hanno dato un paese agli ebrei. Ben Gurion non nasconde la sua preoccupazione a Shimon Peres, che era responsabile dell'acquisto di armamenti. Oggi il popolo balla, ma da domani scorrerà il sangue, mi disse Ben Gurion. Pensavo che esagerasse, ma terminati i festeggiamenti il sangue ha davvero iniziato a scorrere. Mio padre mi diceva che il giorno in cui si seppe il risultato della votazione, tutti erano convinti che sarebbe cominciata la guerra. Israele è nato nella guerra. La gente ha ballato tutta la notte del 29 novembre e all'alba gli ultimi ballerini hanno trovato per strada le prime persone uccise. Ci hanno detto: ritornate subito a Tel Aviv. Ci sono già dei morti nella zona di Ramle. C'è una prima guerra nel 48 che inizia con la spartizione. Una guerra tra la Haganah e i palestinesi, che è di fatto la prima guerra israelo-palestinese. Di fatto i palestinesi non hanno accettato la decisione e hanno cominciato la guerra. Gli arabi si lanciano in azioni terroristiche. Esplodono bombe nei villaggi e lungo le strade vengono messe delle mine. A Gerusalemme un triplice attentato con autobombe che aveva per obiettivo la sede del giornale The Palestine Post, il mercato di Via Ben Yehuda e gli uffici dell'agenzia ebraica fa un centinaio di morti tra gli ebrei. A Haifa, membri dell'Irgun, organizzazione paramilitare ebraica, nata da una scissione dell'Haganah, lanciano due bombe tra gli operai arabi di una raffineria, uccidendone sei. La folla uccide per rappresaglia 39 ebrei prima che i soldati britannici riescano a ristabilire la calma. Il piano Dalet viene messo a punto nel marzo del 48. Incaricava la Haganah di mantenere l'ordine e la autorizzava a procedere con l'espulsione dei palestinesi. Ben Gurion pensava di applicarlo dal 15 maggio, al momento della partenza dei britannici, ma data la situazione, la Haganah passa all'offensiva e mette in opera il piano già dal mese di aprile. La Haganah ha fatto di tutto per far pressione su di loro affinché se ne andassero. Sparavano durante la notte, passavano con gli automezzi militari per seminare il terrore. C'è sempre stato il problema di espellere la popolazione palestinese per far posto a coloro che dovevano sostituirli. C'è dunque una pratica che corrisponde a una politica molto chiara. Abbiamo anche i piani operazionali delle unità militari dell'esercito, che all'epoca era la Haganah, e che miravano a vuotare il territorio. Quando i miei genitori sono arrivati a Gerusalemme, è stato proposto loro un alloggio vuoto, appartenuto a dei palestinesi espulsi. Ma loro hanno rifiutato. Mi sembrò strano, si dicevano: siamo anche noi dei profughi, come potremmo vivere in una casa appartenuta a chi ora è profugo a sua volta? Ci sono stati dei massacri per far capire chiaramente alla popolazione palestinese che chi fosse partito avrebbe avuta salva la vita. Non dimenticate che nel marzo del 48 c'è il massacro di Deir Yassin, che scatenerà il panico. Deir Yassin è un piccolo villaggio arabo di 600 abitanti, situato a 5 km da Gerusalemme e fa parte dei villaggi da conquistare, pur non essendo importante da un punto di vista strategico. Nondimeno, nonostante la reticenza del responsabile della Haganah, l'Irgun e il Lehi, i due gruppi paramilitari, attaccano il villaggio il mattino del 9 aprile. Ma l'operazione è mal preparata e i palestinesi oppongono una resistenza che sorprende gli assalitori, che accusano rapidamente 5 morti, tra cui alcuni ufficiali. Gli uomini dell'Irgun e dell'EI combattono allora casa per casa e fanno saltare diverse abitazioni con l'esplosivo. Dopo il massacro si conteranno circa 200 vittime tra i palestinesi. Hanno organizzato le operazioni con il preciso scopo di terrorizzare la popolazione, come ad esempio il massacro che hanno perpetrato nel villaggio di Deir Yassin. In altri villaggi e in altre città, come a Lod, la popolazione è fuggita per cercare un luogo dove potersi rifugiare, per non morire. Tutti avevamo sentito parlare di Deir Yassin e cominciammo tutti a pensare che se fossimo rimasti sarebbero arrivati i gruppi paramilitari e avrebbero ucciso anche noi, come a Deir Yassin. Dunque era meglio non restare.
La popolazione era terrorizzata dalle voci su Deir e Yassin. Era convinta che i sionisti sarebbero venuti ad ammazzarli tutti. Non c'è mai stata questa intenzione, ma metterne in fuga il maggior numero possibile, questo sì. Deir Yassin è stato usato ben presto come arma psicologica per spaventare gli arabi e farli fuggire dalle loro case. Nelle memorie del primo ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, le notizie di Deir Yassin sono ancora fresche. Ricorda di aver avuto una discussione con Weizmann, il pacifista, e di avergli detto: beh, non si capisce il perché di questo massacro. È un massacro inutile. E a questa frase agghiacciante, Weizmann, il pacifista, risponde: questo massacro è stato, cito testualmente, una semplificazione miracolosa dei compiti di Israele. Ha convinto i più recalcitranti che dovevano partire. I nostri figli imparano che, beh, è davvero triste che siano morti, ma non è così importante. Ciò che conta è che siamo uno Stato. Il 14 maggio del 48 una folla festosa si riversa nelle strade di Tel Aviv con le bandiere con la stella di David. A Tel Aviv, poiché Gerusalemme è accerchiata e inaccessibile, Ben Gurion, in piedi sotto il ritratto di Theodor Herzl, dichiara con voce ferma: proclamiamo la fondazione dello Stato ebraico che porterà il nome di Stato di Israele. Tendiamo la mano dell'amicizia e della pace a tutti gli stati che ci circondano. C'è posto a sufficienza in questo paese per noi e per gli arabi. Lo Stato di Israele è nato. Il sogno è diventato realtà. Ma l'Alto Comitato Arabo dichiara subito: gli arabi dichiarano solennemente davanti a Dio e alla storia che non si sottometteranno mai a nessuna potenza venuta in Palestina per imporre una spartizione. La Gran Bretagna mette ufficialmente fine al suo mandato e le truppe prendono la via del ritorno. Il governatore britannico consegna simbolicamente il governo della Palestina ai leader sionisti. Per l'eccitazione non sono riuscito a dormire per diverse notti. Tel Aviv senza gli inglesi. Le forze britanniche hanno lasciato il paese, ma hanno consegnato agli arabi molte armi. Fin dall'inizio gli inglesi erano antisionisti. Non credevano che Israele, che era nato nel sangue, potesse resistere contro tutti gli eserciti arabi. La maggior parte dei diplomatici e dei capi di Stato del mondo intero, e anche alcuni degli esponenti sionisti qui, nutrivano seri dubbi sulla possibilità che il nuovo Stato potesse resistere all'attacco degli eserciti arabi. Nel 1948 gli eserciti degli stati arabi vicini invadono l'antica Palestina. La prima guerra arabo-israeliana è iniziata. Gli aerei egiziani bombardano Tel Aviv. Meno di 3 anni dopo la liberazione dei campi di sterminio per la maggior parte degli ebrei di Palestina, la lotta per la sopravvivenza continua. Certo che dichiarare la guerra quando non si è pronti per combattere è un errore. Sono stati gli arabi a provocare la guerra e l'hanno persa. Israele avrebbe dovuto fare meglio? Sì. Degli annunci dicevano di continuo: passate dalla strada della costa di Haifa e arriverete sani e salvi, non vi succederà niente. Sono stati caricati sui camion. Tra Haifa e Tel Aviv quasi tutti gli abitanti dei villaggi sono stati espulsi. La popolazione si sentiva in pericolo, non poteva restare. Hanno pensato, come nel caso dei miei genitori, di andarsene da Jaffa per mettersi in salvo, come fa la gente durante le guerre, e che poi, una volta terminata la guerra, sarebbero potuti tornare. Ma non sono mai potuti tornare. Mio padre ci aveva fatti partire, mia madre e me, qualche settimana prima, su un camion pieno di donne e bambini che erano stati caricati come merce. Non ci sono altre parole. E poi letteralmente scaricati alla frontiera a sud del Libano.
E quando la città è caduta, mio padre e mia sorella erano dalla parte del porto, dove c'era una delle ultime imbarcazioni che lasciavano la città, e sono riusciti a imbarcarsi. Ed è per mare che sono arrivati nell'esilio libanese. Una persona che ha vissuto la Nakba mi ha raccontato: abbiamo trovato dei battelli che ci aspettavano sulle spiagge di Jaffa. Erano arrivati da soli? No. Si voleva che la popolazione se ne andasse. La popolazione non è partita per sua volontà. Nessuno lascia spontaneamente la propria casa, i propri campi, la propria terra. In tempo di guerra la gente ha paura e scappa, con la speranza di poter fare ritorno quando la guerra sarà finita. Soprattutto i contadini vogliono tornare alle proprie case, alle proprie terre. I leader arabi hanno detto loro: andatevene. Vinceremo e voi tornerete perché vinceremo. Riavremo le nostre case e le nostre terre. Una persona che fugge dalla propria casa non ha più il diritto di ritornare? Il crimine è di non averli lasciati tornare. Perché gli abbiamo sparato addosso quando hanno cercato di ritornare nella loro terra? In luglio, pochi mesi dopo la fondazione dello Stato di Israele, che aveva avuto luogo in maggio, le popolazioni continuavano a essere cacciate con le armi dalle loro case. Sono circa 750.000 i palestinesi che sono stati espulsi prima, durante e dopo il 1948. In seguito a una serie di operazioni intercalate a tregue, le forze militari israeliane avanzano su tutti i fronti, tranne che a Gerusalemme, divisa in due dalla linea dell'armistizio, che lascia tutta la città dalla parte araba. La popolazione ebraica viene cacciata dall'esercito giordano. La Cisgiordania viene annessa al Regno Giordano e la Striscia di Gaza viene occupata dall'Egitto. La Palestina sparisce dalle carte geografiche ufficiali. Vincendo la guerra, Israele conquista il 26% dei territori in più rispetto al piano di spartizione del 47 e prende il controllo dell'81% della Palestina. Dopo la guerra, Israele occuperà altre terre. Una parte di queste erano terre che appartenevano ai villaggi arabi e che sono state nazionalizzate. È un fatto storico. Fino al 47, il 10% del territorio della Palestina era stato comprato. Il 10% soltanto, appena un 10%. Tutto il resto delle terre è stato annesso, confiscato dopo il 48, dopo la guerra. La guerra del 48 vede l'esodo di circa 750.000 arabi palestinesi sui 900.000 che vivevano nei territori di cui Israele prende il controllo. Soltanto 150.000 palestinesi possono rimanere assoggettati all'amministrazione militare israeliana. La comunità internazionale evita accuratamente di interessarsi dei profughi che vanno errando senza una meta. Aggiungete che nel 1948 l'Europa era percorsa da milioni di persone che venivano spostate da un campo all'altro. Dunque, dov'è il problema se bisogna spostare 800.000 palestinesi? Che il problema? Ala hadhihi al-ard ma yastahiqqu al-hayat. Raihatu al-khubz fi al-fajr. تعويذة امرأة للرجال غيم يقلد سربا من الكائنات على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين فلسطين Thank you.
Non appena nasce lo Stato di Israele, vengono abolite le leggi britanniche che limitavano l'immigrazione e spalancate le porte a tutti gli ebrei. La cosiddetta legge del ritorno instaura per ogni ebreo il diritto di diventare cittadino israeliano se immigra nel paese. È l'inizio di un'importante migrazione che proviene dall'Europa, un vero esodo. Più della metà sono sopravvissuti alla Shoah. Nei primi mesi che seguono la nascita del paese, 100.000 immigrati sbarcano in Israele. Più di 250.000 nel solo 1949. La popolazione aumenta del 50%. Questi nuovi immigrati provenienti da ogni angolo del pianeta sono stranieri gli uni per gli altri e parlano un numero incalcolabile di lingue diverse. La priorità è l'integrazione. Siamo arrivati in battello. Io avevo poco più di 6 anni. Venivamo da Buenos Aires, in Argentina. Per noi bambini era un'avventura meravigliosa. Avevamo la sensazione di un nuovo inizio. Avevamo un nome nuovo, un posto nuovo dove avremmo ricominciato tutto da capo. Non era facile, ma fu una sensazione formidabile. Con un'operazione spettacolare battezzata Tappeto Volante, più di 45.000 immigrati originari dello Yemen vengono trasferiti in Israele con 3 voli al giorno. La comunità ebraica yemenita era una delle più antiche della penisola arabica. Nel 1947, poco dopo il voto dell'ONU, si verificarono le prime violente proteste contro gli ebrei. Vengono distrutti negozi e bruciate sinagoghe. Davanti alla Knesset, Ben Gurion dichiara: «Il nostro obiettivo è di far abituare gli yemeniti ai valori di Israele fino a fargli dimenticare da dove provengono, come io ho dimenticato di essere polacco». Per mia nonna, che era marxista, non erano nemmeno dei primitivi, erano dei proto-primitivi. D'altra parte, per gli yemeniti, le persone come mia nonna non erano ebree. Lo Yudia? In un articolo del quotidiano Haaretz si poteva leggere: questi immigrati venuti dallo Yemen sono di un livello inferiore a quello dei palestinesi. Ci vorranno generazioni intere per farli uscire dal profondo medioevo in cui vivono. Davanti all'afflusso degli immigranti e alla mancanza di risorse, il governo di Ben-Gurion attua un programma di austerità e di razionamento alimentare. Migliaia di israeliani protestano chiedendo pane e lavoro, saccheggiano gli uffici dell'agenzia ebraica rivendicando occupazione e alloggi. La popolazione era raddoppiata, ma non le risorse. Non c'era nulla, soltanto le razioni. Non c'era più nulla da mangiare, non c'era quasi più cibo. Alla fine del 1951 non rimaneva più nulla. Solo i soldi dei risarcimenti tedeschi ci avrebbero salvati. Ben-Gurion capisce che ha bisogno dei risarcimenti tedeschi perché l'economia israeliana è a un passo dalla catastrofe. E senza quei soldi non può fare molto. Begin, i sopravvissuti dei ghetti e anche la sinistra dicevano: cosa i soldi dei tedeschi? Piuttosto la morte. E stavamo veramente per morire. Begin era contrario a questa mossa. Gli pareva che pagassero il sangue versato, che fossero soldi sporchi, dati in cambio del sangue degli ebrei, e organizzò manifestazioni in tutto il paese, soprattutto a Gerusalemme. La gente viveva nelle baracche, c'era l'austerità, il petrolio scarseggiava, mancava il gas, non c'erano soldi, stavamo per sprofondare. Allora, se i tedeschi pagavano, perché no? Negli anni 50 un israeliano su 4 era un sopravvissuto alla Shoah. My people cannot forget its past, but Germany of today is not the Germany of yesterday. Sei la nazi, adi sa, e un dì adi sa, sei la nazi.
Bisogna capire lo stato mentale della gente dopo la guerra, l'odio profondo che avevano verso i tedeschi e che è continuato in Israele. Quando sono arrivate abbiamo ricevuto il passaporto israeliano, dentro c'era scritto valido per tutti i paesi tranne che per la Germania. Parlare tedesco era proibito. Negli anni che seguono, la situazione degli ebrei nei paesi arabi e musulmani si aggrava in seguito alle molte sommosse e alle politiche apertamente antisemite. L'obiettivo principale dei membri della comunità ebraica dei paesi arabi, composta da oltre 850.000 persone, è fuggire da quei paesi, anche lasciandosi alle spalle tutti i beni. 600.000 di loro cercano rifugio in Israele. Il presidente dell'esecutivo dell'agenzia ebraica dichiara: «Dobbiamo far venire qui tutti gli ebrei sefarditi per salvarli, ma anche perché abbiamo assolutamente bisogno di loro per costruire il paese». Ben-Gurion voleva far venire qui tutti gli ebrei. Gli hanno detto: «Senta, la nostra economia collasserebbe, non possiamo. Non possiamo moltiplicare la popolazione in 3 anni». Ma Ben-Gurion non voleva sentire ragioni. Ha dato l'ordine di portare qui tutti gli ebrei. 830.000 ebrei erano stati espulsi dai paesi arabi, dall'Egitto, dall'Iraq, dallo Yemen, dal Nord Africa. Arrivarono senza nulla e andarono direttamente nelle tende. Le prime ondate di immigrazione di ebrei sefarditi portano in Israele gente che incontra enormi difficoltà di integrazione. Parecchi immigrati del Nord Africa non sanno né leggere né scrivere in nessuna lingua. È un cambiamento radicale del loro modo di vita. L'arrivo degli ebrei espulsi dai paesi arabi, che sono venuti qui come rifugiati, ha scatenato il panico nella maggior parte dei sionisti, perché qui c'era una popolazione europea. Israele decide di trasferire gli immigrati nelle fattorie collettive. Dei testimoni ricordano gli immigrati che si rifiutano di scendere e che vengono fatti scendere a forza dagli autocarri. La maggior parte di loro non aveva esperienza di agricoltura e non aveva ricevuto una formazione preparatoria. Un quotidiano scrive: «All'interno dei campi si vede una massa disordinata di persone di tutte le età e le provenienze, disorientate, cariche di ceste, di neonati. Ci sono orde di bambini». Si potrebbe girare un intero film su quello che hanno subito gli ebrei del Nord Africa e dei paesi arabi qui da noi. Senza entrare nei dettagli, hanno subito cose atroci. Io sono cresciuto negli anni 50 e 60. A Tel Aviv praticamente non c'erano che bambini ashkenaziti. Solo dopo ho cominciato a capire che non rappresentavamo tutta la società israeliana, che avevamo cercato di costruire una sorta di isola europea. Quando sono arrivati qui, gli ebrei dell'Europa dell'Est hanno preso il controllo. Erano leader del movimento sionista e hanno assunto la guida del paese. Trattavano gli ebrei dei paesi arabi come una razza inferiore. Sono arrivati qui con un disprezzo totale per tutti quelli che non erano europei. Era vergognoso. Dicevano: arrivano questi asiatici, gli orientali. Non hanno culture, la maggior parte di loro sono analfabeti. I dirigenti dell'agenzia ebraica lanciano un grido d'allarme. Stiamo distruggendo questa gente. Ben-Gurion insiste: l'immigrazione rinforza la nostra sicurezza. Raddoppiando, triplicando il numero degli immigrati, aumenteremo le nostre forze. Ma il Ministero dell'Immigrazione si oppone. I responsabili dell'integrazione confermano che bisogna ad ogni costo rallentare. Il governo prende allora una misura che appena un anno prima sarebbe stata inconcepibile: limitare quanto possibile l'ondata di immigrazione. Nel 51 saranno 173.000, nel 52 meno di 24.000 e 10.000 l'anno seguente. Ben-Gurion chiese di fare molti figli, ma poi le donne che misero al mondo tanti bambini non erano quelle dalle quali lui voleva dei discendenti. Era frustrato. Il paese non assomigliava a quello che aveva sognato. Era deluso, non soltanto dagli ebrei sefarditi, ma dagli ebrei in generale. Che fare?
Non vi era un altro popolo. Era il nostro popolo. In pochi anni Israele conosce un tasso di crescita annuo del 10%. Vengono create diverse nuove città, come anche circa 400 kibbutz e fattorie collettive. Ma il paese deve confrontarsi con l'opposizione araba. Gli scontri e gli atti di sabotaggio all'interno di Israele si contano a migliaia e tra il 53 e il 56 più di 400 israeliani vengono uccisi. In Egitto la monarchia di Re Farouk viene rovesciata e il tenente colonnello Gamal Abdel Nasser prende il potere. Quando era soldato, Nasser era stato fatto prigioniero qui da noi. Aveva stretto amicizia con degli ufficiali israeliani e la questione palestinese non gli interessava particolarmente. Nel corso del 1956 aumenta la tensione tra Israele e l'Egitto a causa dei raid condotti dai palestinesi sul territorio israeliano. Nasser sale al potere e in luglio nazionalizza il canale di Suez, impedendo l'accesso alle navi israeliane. Tutto questo sfocerà nella campagna del Sinai e nella crisi di Suez. La Francia, il Regno Unito e Israele concludono un accordo segreto per prendere il controllo del canale e rovesciare Nasser. Il 29 ottobre del 1956, all'invasione israeliana del Sinai, segue lo sbarco dei soldati inglesi e francesi a Port Said. Ho partecipato a diverse guerre, molte guerre. E nella maggior parte dei casi non avevamo scelta. Salvo una volta, quando Moshe Dayan, gli inglesi e i francesi sono andati ad attaccare l'Egitto nel 1956. È vero che nel 1956 gli israeliani hanno occupato il Sinai, ma ci sono rimasti solo 3 settimane. I francesi, gli inglesi e gli israeliani sono obbligati a battere in ritirata a causa della pressione degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. La spedizione di Suez si trasforma in un fiasco. Nasser emerge come il grande vincitore della crisi. È riuscito a trasformare una sconfitta militare in un trionfo politico che accresce considerevolmente la sua popolarità nel mondo arabo. All'inizio del 57 il Sinai viene consegnato all'Egitto. Ben Gurion vive questo ritiro come una sconfitta personale. Ha voluto questa guerra contro l'Egitto e la decisione gli è valsa molte critiche anche in seno al governo. Il presidente Eisenhower è furente perché Ben Gurion è intervenuto senza alcuna concertazione con il governo americano. Ben Gurion è amareggiato, fino al giorno del maggio 1960 in cui si presenta davanti alla Knesset per leggere una dichiarazione. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, catturato in Argentina, sarà giudicato a Gerusalemme per la sua partecipazione alla soluzione finale. È la prima volta che un alto responsabile nazista compare davanti a coloro che voleva sterminare. Durante gli 11 mesi passati tra la sua cattura e l'apertura del processo, Ben Gurion aveva fatto di tutto per fare del processo la Norimberga del popolo ebraico. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ci sono andato tutti i giorni, dal primo all'ultimo giorno. Sono stato il solo giornalista a seguire il processo dall'inizio alla fine. Ci sono stati 110 testimoni e li ascoltavamo raccontare notte e giorno. Il processo Eichmann, che durerà quasi un anno, è una sorta di terapia collettiva per gli israeliani, soprattutto per i giovani. I giovani israeliani non conoscevano nulla del passato. Sapevano così poco. Ci è voluto tempo. Abbiamo dovuto aspettare gli anni 60. Nel giugno del 63, compiuta la sua ultima missione e dopo essere stato primo ministro per 14 anni, Ben Gurion si ritira dalla vita politica e designa il suo successore, Levi Eshkol. Dopodiché torna nel suo kibbutz di Sde Boker, nel deserto del Negev.
Ben-Gurion era come il principe di Machiavelli. Ben-Gurion era così, senza di lui non ci sarebbe stata la creazione dello Stato di Israele. Noi, popolo palestinese, abbiamo pagato a caro prezzo, col nostro sangue, la creazione dello Stato di Israele. Gli israeliani pensavano che col tempo i palestinesi avrebbero dimenticato la Palestina e avrebbero trovato altri posti dove vivere e avrebbero perso l'attaccamento per la loro terra. Ma evidentemente si sbagliavano. Ben-Gurion aveva affermato che in una decina d'anni avrebbero perfino dimenticato di essere stati un popolo. Fortunatamente si sbagliava. Grazie a Dio. Il legame del popolo palestinese con la sua terra è rimasto molto forte. Ben-Gurion ha commesso molti errori, naturalmente. All'epoca pensava che con il tempo i palestinesi avrebbero finito per dimenticare. Non hanno dimenticato. E non permettiamo loro di dimenticare. Se molti di coloro che hanno lasciato questa terra non hanno trovato posto altrove, è anche perché i paesi che li hanno accolti non hanno permesso loro di insediarsi. Non li hanno integrati, li hanno messi nei campi per rifugiati. I palestinesi sono gli unici che si tramandano lo status di rifugiati da una generazione all'altra. Se non hanno mai voluto integrarli, avevano le loro ragioni, ma l'hanno fatto anche per mantenere viva la questione palestinese. Certamente si trattava di un'arma diplomatica e etica contro lo Stato di Israele. Per giustificare la loro impotenza, gli stati arabi non fanno che ripetere dei bei discorsi promettendo la liberazione della Palestina. Nel maggio del 1964 a Gerusalemme Est si tiene un congresso che riunisce i rappresentanti palestinesi Gamal Abdel Nasser e Re Hussein di Giordania. La questione palestinese cresce di importanza, perché è attorno a questo problema che il mondo arabo può unirsi. E la questione palestinese assume un'importanza centrale. Il congresso ebbe luogo sul Monte degli Ulivi. Fu il primo congresso. Mio padre c'era con molti altri palestinesi. C'era anche Ahmed Shukairi. Nasser imporrà il palestinese Ahmed Shukairi come primo presidente dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. L'OLP stabilì che la strada da seguire era quella del conflitto armato. La Nakba, l'esodo forzato, non è stata una semplice disfatta. È stato un tentativo di demolire, cancellare l'esistenza stessa dei palestinesi. E se cercate di cancellare l'esistenza di qualcuno o lo mettete con le spalle al muro, questi reagisce. È l'inizio del terrorismo palestinese. I Fedayeen compiono un'ondata di attentati che minano il morale della società israeliana, tanto più che il paese attraversa una crisi economica senza precedenti. Numerosi israeliani lasciano il paese. Ironicamente, un cartello appeso all'aeroporto di Tel Aviv dice: l'ultimo israeliano che lascia il paese è pregato di spegnere le luci. Nel 65 in Israele c'è una grande recessione. A quell'epoca ero un bambino. La situazione economica era catastrofica, la disoccupazione aumentava, non c'era più denaro. Vivevamo veramente in modo molto modesto. Si verificano continui attacchi con artiglieria pesante dalle alture del Golan siriano contro le località israeliane del nord della Galilea. Il primo ministro Levi Eshkol si reca sul posto per cercare di tranquillizzare la popolazione. Nell'aprile del 1967, 7 MiG-21 siriani vengono abbattuti dagli israeliani. Il mondo arabo non può rimanere a guardare. L'escalation inizia nel maggio del 67, quando Nasser ordina al suo esercito di riprendere il Sinai, che da 10 anni era zona demilitarizzata, ed esige la partenza della Forza Internazionale delle Nazioni Unite, che è lì dispiegata. Imponendo la chiusura dello stretto di Tiran tra il Golfo di Aqaba e il Mar Rosso, l'Egitto blocca la via d'accesso al porto israeliano di Eilat. Questa provocazione non può che portare alla guerra. Nasser è caduto in una trappola.
Pensava di poter minacciare la guerra senza farla, ma da quando ha iniziato a parlarne, il meccanismo si è messo in moto e lui ci si è trovato dentro. Si è fatto davvero raggirare per bene e se n'è reso conto soltanto dopo. Prima della guerra dei sei giorni ci sono state tre settimane che chiamiamo le settimane dell'attesa. E abbiamo atteso. Nasser ha chiuso tutti i punti di passaggio. Tutti, senza eccezione, e ha dichiarato che avrebbe occupato il paese. Nasser ci ha obbligati a mobilitare i riservisti. E siccome siamo un paese piccolo, quando si fa appello ai riservisti non rimane più nessuno a lavorare. Ho detto a mia moglie, se mobilitano anche noi anziani, vuol dire che ci sarà la guerra. Per molte settimane il paese rimase paralizzato. La gente non lavorava. È una situazione che si può tollerare per una, due, tre settimane, ma non in eterno. C'era un'atmosfera da pogrom. A ogni incrocio delle strade del Cairo si procede a impiccagioni simboliche di ebrei. Gli israeliani guardano le immagini delle televisioni dei paesi vicini con crescente inquietudine. Ricordo mia madre che sigillava le finestre con nastro adesivo perché pensava che ci avrebbero bombardati da un momento all'altro. Avevamo veramente l'impressione di correre un grave pericolo. Credevamo che ci sarebbero stati centinaia e centinaia di feriti e di morti, e negli ospedali i letti erano pronti. I volontari scavano buche nei campi di calcio e nelle piazze per le migliaia di vittime israeliane che si sarebbero dovute seppellire dopo la guerra. Mi ricordo che tutti i vicini erano terrorizzati. Le sirene suonavano e la gente correva ai piani inferiori degli stabili perché non c'erano rifugi. לא היה מקלט. נצר מחכה לרבין, איי איי איי. נצר מחכה לרבין, איי איי איי. I due paesi continuano a scambiarsi parole di guerra attraverso le canzoni. Gli israeliani cantano Nasser vuole fare a botte con Rabin. La radio del Cairo diffonde una canzone che è fondamentalmente un appello a uccidere tutti gli israeliani. Morte agli ebrei. Più moderata la parola d'ordine di Ahmed Shukairi, leader palestinese, che dice tutti gli ebrei a mare. Shukairi era il portavoce di Nasser. Come sapete, è stato espulso dal movimento palestinese. La televisione egiziana diffonde immagini di finzione su quella che sarebbe stata la prossima guerra. Dovevamo stare più attenti nelle nostre dichiarazioni. Avremmo dovuto cercare di formularle in base alle nostre capacità e ai nostri interessi nazionali. È evidente. In quel momento avevo 11 anni e avevo la sensazione che si trattasse di una guerra per la nostra sopravvivenza. È così che ci presentavano le cose. E naturalmente sentivamo sempre alla radio gli arabi che dicevano che questa volta avrebbero vinto loro. Era spaventoso. Alla radio e alla televisione si sentono ripetere le parole «Stermineremo gli israeliani». Il verbo «sterminare» richiamava la Shoah e la gente si aspettava davvero un altro olocausto. Avevamo sempre paura di essere gettati in mare.
di essere odiati, sterminati. Dunque, sperimentavamo quotidianamente la paura dell'olocausto, come se potesse succedere da un momento all'altro. Il paese era talmente stretto e talmente piccolo che alla vigilia della guerra dei sei giorni abbiamo veramente pensato che potesse succedere. Sapete come chiamavano le frontiere di Israele? Le frontiere di Auschwitz. Avevamo davvero paura che ci invadessero con l'aiuto dei siriani e dei giordani e che Israele svanisse. In Israele c'era un'angoscia difficile da descrivere. Ci dicevamo, stiamo per sparire. I militari si sono rivolti a Eshkol e gli hanno detto, cosa sta aspettando? Il primo ministro Levi Eshkol avvisa il generale Rabin, eroe della guerra arabo-israeliana del 1948. Non possiamo cominciare la guerra senza il permesso degli Stati Uniti. Eshkol deve affrontare anche il suo ministro della difesa, il generale Moshe Dayan. Dayan ha combattuto nei ranghi della Haganah da quando aveva 14 anni. Ha occupato le più alte cariche durante la guerra del 48 fino a quella di capo di stato maggiore dell'esercito durante la guerra di Suez. Rabin si isola con Dayan e con Menachem Begin, leader dell'opposizione, prima di annunciare a Levi Eshkol che il paese non ha scelta. Bisogna attaccare senza aspettare per non essere spazzati via. Messo in minoranza, Eshkol, che ha poca esperienza militare, si lascia convincere e finisce per cedere a Dayan. Non appena Dayan si trovò d'accordo con il governo, con gente come Begin, che era il leader dell'opposizione, era la prima volta che succedeva una cosa simile. Fu chiaro che stavamo andando verso la guerra. Il 5 di giugno, in tre ore, vengono distrutti più di 400 aerei dell'aviazione egiziana. Il generale Weizmann, comandante delle forze aeree, chiama sua moglie per annunciarle «Abbiamo appena vinto la guerra». Un po' più tardi parte un'offensiva terrestre nel Sinai e nella striscia di Gaza. 70.000 uomini e 700 blindati dell'esercito israeliano attaccano le forze egiziane stazionate nel Sinai. Private del sostegno aereo, non sono in grado di resistere. Il giorno seguente l'esercito israeliano occupa senza problemi il deserto del Sinai. Il fatto che l'aviazione egiziana fosse stata messa fuori gioco fin dalle prime ore ha determinato l'esito della guerra. Prima di tutto c'è stata l'euforia di essere ancora vivi. Siamo ancora qui, siamo sopravvissuti. Lo abbiamo veramente vissuto come un pericolo reale per la nostra sopravvivenza, una minaccia esistenziale. Poi, più tardi, si disse che si era trattato di un enorme bluff o qualcosa del genere. Gli storici lo hanno confermato. Abbiamo scoperto che le autorità militari e i nostri dirigenti sapevano molto bene che la nostra esistenza non era mai stata in pericolo. Ci dissero che eravamo esposti al rischio di essere sterminati e io ci ho creduto. Il fatto di aver utilizzato questa paura la dice lunga sui leader israeliani. L'unica ragione per cui hanno scatenato la guerra dei sei giorni sta nel fatto che i nostri generali hanno valutato che l'esercito egiziano era molto debole e che era il momento buono per attaccare. Questa è la verità. Tutti sanno che non c'è mai stato il rischio di essere sterminati. Era una menzogna. E mio padre l'ha detto subito. Il generale Matti Peled, padre di Nurit Peled, più tardi dichiara: «Tutte le storie sull'enorme pericolo cui eravamo esposti per via delle nostre modeste dimensioni non sono mai state prese in considerazione prima delle ostilità. Pretendere che le forze egiziane ammassate al confine fossero in grado di minacciare l'esistenza di Israele costituisce un insulto all'intelligenza e un'ingiuria al nostro esercito». Solo quattro anni dopo emerge tutta la verità sull'inizio della guerra dei sei giorni. Mordechai Bentov, ministro del lavoro. Tutte le favole sul pericolo di essere sterminati sono state inventate in ogni dettaglio e sono state volutamente esagerate per giustificare l'annessione di altri territori arabi. Il generale Weizmann. Non ci fu mai il pericolo di essere sterminati. Questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione prima della guerra dei sei giorni. Menachem Begin. Nasser non ci avrebbe mai attaccati, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Abbiamo deciso noi di attaccare. Moshe Dayan, l'idea che la Siria minacciasse Israele prima della guerra del 67 non è che una barzelletta.
Isaac Rabin, non credo che Nasser volesse la guerra. Le divisioni che ha inviato nel Sinai non sarebbero bastate a scatenare un'offensiva contro Israele. Noi non l'abbiamo vissuto così. Né la popolazione, né l'esercito, e tantomeno i politici. Ci fu veramente un momento di angoscia. La guerra era inevitabile. Non andò come ci eravamo immaginati, perché Hussein era stato preso nella morsa di questo circolo vizioso. Abbiamo provato a persuadere Hussein a non partecipare alla guerra. È stato il suo errore. Dopo che la radio del Cairo ha annunciato grandi vittorie, le forze giordane di Re Hussein entrano nel conflitto e attaccano Gerusalemme Ovest. Se non fosse intervenuto, sarebbe stata una replica esatta della guerra del 56. Appena è intervenuto, è diventata una guerra globale con tutti gli stati vicini. E il risultato è stata la conquista dei territori. Non era nell'interesse di Israele occupare la Cisgiordania per via della sua popolazione numerosa, e ancora meno lo era occupare Gerusalemme. Ma i capi militari dichiarano che è possibile prendere Gerusalemme Est e che nel 1948 avevano fatto l'errore di non tenere la città vecchia. In the West Bank, dal punto di vista della Cisgiordania, la guerra del 1967 non fu una vera guerra. Gli israeliani avanzarono senza incontrare alcuna resistenza. I palestinesi non erano armati e non avevano un addestramento militare. Untrained for fighting. Moshe Dayan e Isaac Rabin entrano nelle stradine della città vecchia e si dirigono al muro del pianto. Gerusalemme era divisa in due settori dai tempi della guerra del 1948 e della proclamazione dello Stato di Israele. So da fonti diverse che Dayan non era entusiasta all'idea di conquistare Gerusalemme, ma la pressione era troppo forte. Moshe Dayan è persuaso che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica chiederanno la fine dei combattimenti e che si ripeterà lo scenario del 56 con l'arresto dell'avanzata di Israele. Senza l'autorizzazione dello Stato Maggiore né del governo, il generale decide di penetrare in Cisgiordania e spingersi sulle alture del Golan siriano. Non avevamo previsto di prendere le alture del Golan, ma ci fu un'enorme pressione in questo senso da parte dell'esercito per mettere fine ai tiri di mortaio sui villaggi. E dunque hanno deciso di occupare il Golan. E da quel momento il carattere della guerra è cambiato completamente ed è diventata una guerra generale. Il 10 giugno alle 18 viene proclamato il cessate il fuoco generale. La vittoria israeliana è totale. Quello stesso giorno i circa 600 abitanti palestinesi del quartiere situato di fronte al Muro del Pianto si vedono comunicare l'espulsione. La spianata sarà rasa al suolo insieme a numerose case della popolazione araba. Il 18 giugno, senza aspettare di averne la giurisdizione, Israele annette 71 chilometri quadrati a est della città. Gerusalemme è riunificata. La conquista di Gerusalemme non era necessaria per motivi strategici, ma fu una conquista romantica. E in politica il romanticismo è pericoloso. In sei giorni Israele ha occupato il Sinai fino al canale di Suez, la striscia di Gaza, la Cisgiordania, la parte araba di Gerusalemme e le alture del Golan siriano. Un milione di arabi passa sotto l'amministrazione israeliana, mentre lo Stato di Israele passa da 21.000 a 102.000 chilometri quadrati. Dopo la battaglia di Gerusalemme, ci hanno portati al Muro del Pianto
E quando sono arrivato al muro, ho visto tutta quella gente, tutti i laici come me, e dicevano che quello era un luogo sacro. I luoghi sacri non avevano alcuna importanza per i primi sionisti, mentre ora è uno shock incredibile. Siamo tornati, questi luoghi ci appartengono. È stato così facile. Solo Dio ha potuto fare un tale miracolo. Avevamo l'impressione che fosse arrivato il Messia. Questo ha attirato molti giovani religiosi che sono diventati dei nazionalisti e anche giovani che all'inizio non erano religiosi. Ciò che è certo è che tutte le persone religiose ora sono di destra. Questa schiacciante vittoria, che da alcuni fu vissuta come un'esperienza religiosa quasi messianica, avrebbe cambiato il corso della storia. Mi ricordo che, nonostante la mia educazione comunista, quando hanno annunciato la conquista della città vecchia di Gerusalemme, fui entusiasta e ho ripetuto la notizia con emozione. Abbiamo conquistato la città vecchia. Non penso di aver detto liberato. Mi avevano fatto un tale lavaggio del cervello. Ho partecipato all'orgia nazionalista e religiosa che si è scatenata e alla quale tutti prendevano parte. Avevo soltanto 14 anni. Avevo l'impressione di tornare a casa, di aver liberato i nostri territori. E la cosa più drammatica in tutto questo è che non mi ricordo di aver visto un solo arabo. Nel 1967 ci fu un'altra ondata di rifugiati. Questa volta dalla Cisgiordania verso la Giordania. I rifugiati del 67 si aggiungevano ai rifugiati del 48. Sono state cacciate 150.000 persone. E questo non ha fatto che accrescere il problema. Sono tornato durante l'estate del 1967. Fu uno shock per me perché la mia casa era sulla linea che separava Gerusalemme Est da Gerusalemme Ovest. Ma questa linea, questa frontiera, al mio ritorno non esisteva più. Dal giardino di casa vedevo Israele come se fosse un altro mondo. Una parte di un mondo che non conoscevo, se non attraverso le storie che ci raccontava mia madre. Nel 67 avevo già 16 anni e non conoscevo nulla della parte della Palestina che era diventata Israele, perché dopo il 48 c'era un confine molto netto che non potevamo attraversare. Nessuno pensava che l'occupazione israeliana sarebbe durata tanto a lungo. Pensavamo che sarebbe stata temporanea. Il governo aveva confermato che i territori occupati sarebbero stati una carta da giocare in vista dei futuri negoziati di pace. Pensavamo che la pace sarebbe arrivata presto, che ci saremmo intesi con gli abitanti della Giudea a Samaria. Il Golan era vuoto, il Sinai anche. Ci saremmo intesi e tutto sarebbe andato bene. Levi Eshkol è stato il primo a dire che avremmo occupato i territori per poco tempo, che li avremmo tenuti come moneta di scambio per i negoziati prima di restituirli.
Non credo assolutamente che Levi e Scholl abbia mai immaginato che ci saremmo rimasti per 50 anni. Credevamo che tutto sarebbe finito rapidamente, che le cose sarebbero cambiate e che presto sarebbero tornate alla normalità. Ma abbiamo capito molto in fretta che ciò non sarebbe successo. Il primo settembre, in seguito alla guerra dei sei giorni, i paesi arabi si riuniscono a Khartoum e firmano un trattato di solidarietà che li vincola a una lotta permanente contro Israele, all'uso del petrolio arabo come arma diplomatica per recuperare i territori perduti durante la guerra e per difendere i diritti del popolo palestinese. Il paragrafo 3 della carta sarà ricordato come quello dei tre no. No alla pace con Israele, no al riconoscimento di Israele e no a negoziati di qualunque tipo. La situazione è rimasta stagnante per l'assenza di una controparte araba con cui negoziare. Un interlocutore avrebbe risolto abbastanza rapidamente la situazione. La resistenza all'occupazione non è iniziata subito. All'inizio i palestinesi erano sotto shock, traumatizzati, paralizzati. Sono rimasti lì senza sapere cosa fare. Poi abbiamo avuto l'idea di un'occupazione illuminata, di un'occupazione liberale, come se una cosa simile potesse esistere. Inventiamo il concetto di occupazione liberale e stiamo a vedere cosa succede. Dopo il 67, qui è fiorito un sionismo messianico dalle radici religiose, il cui scopo non sono la libertà e l'indipendenza del popolo di Israele, ma un ritorno del popolo ebraico sulle tracce del suo passato biblico. La nuova generazione proclamò: noi siamo i nuovi pionieri. Ma le loro motivazioni erano completamente diverse da quelle dei primi pionieri, che non erano religiosi. Ma i vecchi sionisti erano stanchi e guardavano con preoccupazione alla società nuova, anche se erano comunque piuttosto soddisfatti. È la nuova generazione. Ha lasciato un vuoto nel quale si è fatto posto un piccolo gruppo di coloni, minoritario ma molto dinamico, che ha cercato di forzare Israele a rimanere nei territori e ad annetterli. È durante questa fase transitoria che appaiono i primi coloni. Qualche decina di militanti religiosi nazionalisti esaltati, per i quali la vittoria e soprattutto la liberazione del Muro del Pianto è un miracolo che annuncia la venuta del Messia. Nel marzo 1968, guidati dal rabbino Moshe Levinger, creano la loro prima colonia vicino a Hebron. È cominciato così. Shimon Peres era complice della prima ondata di colonizzazione, dato che nel partito laburista c'era una corrente piuttosto estremista. È chiaro che bisognava dire fin dall'inizio: è fuori questione. Non siamo venuti qui per questo. Non ne abbiamo il diritto. La legge internazionale ce lo proibisce. Esistono leggi precise al riguardo. Improvvisamente, nel 67, siamo diventati un paese occupante, colonialista. Ciò trasforma una società. Non ci si può più comportare nella stessa maniera. È in quel momento che Israele è veramente cambiato. La priorità del governo avrebbe dovuto essere quella di fare la pace con gli arabi, di integrarsi nella regione, di ottenere finalmente la pace. Israele prima e dopo il 67 sono due società completamente diverse, due paesi diversi, direi anche due popoli diversi. Il 4 febbraio 1969 Yasser Arafat viene eletto presidente dell'ULP. La Carta Nazionale Palestinese adottata a Cairo viene considerata dagli israeliani come una vera e propria dichiarazione di guerra, perché definisce lo scopo dell'organizzazione, l'annientamento dello Stato di Israele attraverso la lotta armata. Due settimane dopo, nel febbraio del 69, il primo ministro Levi Eshkol muore stroncato da una crisi cardiaca. Golda Meir lo sostituisce nella carica di primo ministro. Conosciuta per la sua fermezza e per la sua intransigenza, era stata ministro degli affari esteri di Ben Gurion, il quale diceva di lei: è l'unico uomo del mio governo. Golda Meir ha detto molte sciocchezze, ad esempio che i palestinesi non sono mai stati un popolo. Ad 5 biuni, o yoter nachon, ad 11 biuni.
E questo è l'inizio di una miopia politica che aumenta sempre più. All'inizio degli anni 70 le forze di occupazione cominciano a espellere i palestinesi dalle loro terre e a costruire delle colonie. Da quel momento Israele amministra i territori occupati direttamente e militarmente. Tutti i servizi sono gestiti dai militari: salute, educazione, agricoltura, lavoro. Man mano abbiamo cominciato a capire cosa significava l'occupazione. Abbiamo realizzato che lentamente loro avrebbero preso la nostra terra per costruirvi delle colonie israeliane. Pensare che questa gente sopporterà ancora a lungo di farsi trattare da cittadinanza di serie B è un errore. I palestinesi si sono abituati a sopportare tutto, ma per quanto tempo ancora? È difficile difendere la pace di fronte agli attentati e suicidi. Siamo rimasti senza argomenti. È difficile difendere la pace quando gli autobus saltano in aria per le strade. Il modo in cui i palestinesi hanno deciso di lottare, i mezzi che hanno scelto, una violenza che non porta a nulla, oppure all'apatia. Hanno ancora molto da imparare per organizzare una lotta intelligente ed efficace contro l'occupazione. Da parte palestinese, ma senza che ciò sia dichiarato apertamente, diversi leader si sono adeguati alla situazione in cui ci troviamo oggi. Questa situazione è molto imbarazzante e deplorevole, ma i nostri leader sono disposti a continuare a vivere in questo modo. Gli israeliani pensano che se non si parla dell'occupazione, questa non esista. Le zone occupate sono a mezz'ora da qui. Eppure la maggior parte degli israeliani non ci è mai andata. Non è interessata a quello che succede in Cisgiordania. È estremamente difficile far muovere le cose, sollevare il velo che gli israeliani hanno steso su tutto quanto concerne l'occupazione. Abbiamo negoziato invano per 25 anni senza risultati e non siamo arrivati a niente, perché la colonizzazione non ha mai smesso di svilupparsi. Un quarto di secolo e guardate i risultati. L'unica cosa che Israele fa è mettere la testa sotto la sabbia. Discuteremo, firmeremo, stringeremo mani. Tutto ciò perché non si vede che i bulldozer continuano a lavorare. Non c'è nessuna politica seria per fermare la colonizzazione. Secondo le statistiche israeliane, la popolazione ebraica delle colonie in Cisgiordania ha continuato ad aumentare del 4% circa all'anno e ammonta ormai a quasi 400.000 persone. Non si può parlare di 400.000 abitanti senza prendere in considerazione i 300.000 coloni ebrei di Gerusalemme. Mi dispiace, ma anche quella è un'occupazione. L'occupazione di Gerusalemme Est è un'occupazione come un'altra. Ci sono 700.000 coloni. E non c'è e non ci sarà mai un capo di governo che osi decidere l'evacuazione di 700.000 coloni. È la vera ragione per cui gente come me non crede più nella soluzione dei due stati contigui. La soluzione dei due stati, nel senso classico, non si realizzerà mai, a meno di un miracolo. Non siamo soltanto Elias Sambar e io che lo diciamo. Tutti coloro che osservano la situazione lo capiscono. Per anni ci siamo chiesti, io per primo, Israele vuole davvero la pace? E via via, attraverso gli incontri, gli scambi, ho cominciato a capire. E mi sono posto un'altra domanda, che è: Israele è in grado di fare la pace? Non credo che sia impossibile fare la pace,
Temo che non lo vogliamo e che più il tempo passa, più sarà complicato, fino al momento in cui la gente, alzando le spalle, dirà: non ne abbiamo più bisogno. Quando mi sono unito alla resistenza avevo 20 anni, ora ne ho 70. Se non pensassi che questo problema potrebbe avere una soluzione, perché dovrei perdere la mia vita a rompermi la testa contro un muro? Nessun conflitto eterno, nemmeno questo, anche se lo sembra. A Gerusalemme Est, da dove provengo io, nessuno di noi possiede la cittadinanza, non abbiamo passaporto. Noi palestinesi non siamo cittadini di nessun luogo. Io non ho un paese mio. Non sono israeliano, non sono giordano, non sono egiziano, non sono tunisino, non sono francese, non sono italiano. Non sono niente. Tornerò in Palestina un giorno? No, è troppo tardi per la mia generazione, è troppo tardi. La mia Palestina non esiste più. Ci siamo sentiti cancellati perché dicevano che non eravamo mai esistiti. Siamo stati messi alla porta, ci hanno portati al confine. E quanto è successo, nessuno potrà cancellarlo. È successo. La saggezza e la moderazione vinceranno il fanatismo e la stupidità? Non lo so. Lo storico, dice Hegel, è il profeta del passato. La guerra ha luogo quando la diplomazia fallisce. Allora viene il tempo delle armi. Ho sempre visto la guerra di Israele come una guerra senza fine, con alcune pause. Se ci pensate, vi accorgerete che si tratta di un conflitto che non è mai cessato. E questo ciclo è ben lontano dal concludersi. Theodor Herzl, sapendo di essere malato, aveva lasciato una lettera ai suoi successori nella quale scriveva: «Non fate errori quando sarò morto». Morì nel 1904 all'età di 44 anni. Herzl aveva chiesto di essere seppellito in Palestina, quando il popolo ebreo vi avrà fondato uno stato indipendente. 45 anni dopo, il 17 agosto 1949, viene inumato sul monte Herzl, a Gerusalemme, con i suoi genitori e la sorella Pauline, ma non con la sua figlia più giovane, Trude Neumann, morta nel campo di concentramento di Theresienstadt. Thank you.